affatto così, e c'è uno Stato italiano che non permette alle vittime di avere un vero sostegno psicologico, e ci sentiamo tante volte dire che noi, vabbè, ma magari non è successo, l'hai denunciato per ripicca, certo, perché secondo te affrontare un processo è una cosa leggera che io scelgo di fare perché ne ho la possibilità. No, non è così. Io ho subito violenze e io voglio che tu paghi per quello che mi hai fatto. Perché la violenza è il reato peggiore che ci possa essere. Tu vai contro alla mia volontà. La mia volontà, la mia voglia di vivere, la mia voglia di essere. Pezzo di merda! E quindi a questo punto era fondamentale poter scendere per potervi dire effettivamente che lo sapete benissimo da sole, ma magari ci sarà qualcuno che sta sentendo dalle proprie aule e sente questi discorsi bellissimi che avete fatto, anche la ragazza di prima, che ha letto un pezzo fondamentale, che le violenze in realtà sono storia recente, perché basta pensare che in America, fino all'incirca al 1970, le violenze di genere venivano considerate solo per le donne. Per gli uomini non esisteva la violenza sessuale, è un reato che è stato introdotto da poco. E come vengono capiti gli uomini dobbiamo essere capiti anche noi, perché non è giusto che per predisposizione naturale qualcuno mi possa infliggere delle violenze. Io non sono più debole, noi non siamo deboli, noi siamo qui.